La rivoluzione dei fiori è uscito da poco questo album. Che album è? Come ami raccontarlo? Ma è un, allora, è un album, è a tutti gli effetti un album, intanto. Perché non è, oggi non si fanno più degli album, comunque si fa una compilation o un insieme di brani, canzoni, però secondo me il disco ha un, almeno per me ha avuto e ha un altro tipo di valore, cioè quando si decide di fare un disco, prima di tutto bisogna avere qualcosa davvero da dire, da sentire. Lo bisogna lavorare anche in quest'ottica qui, quindi non deve essere una, non deve essere una compilation a cottimo, ma deve essere la selezione del meglio che tu stai facendo e che hai fatto. Dopo l'ultimo lavoro in studio ho iniziato a lavorare, però non pensando a un disco, pensando a lavorare, quindi a continuare a fare video, a fare canzoni, e a suonarle dal vivo, senza un'idea di dire devo fare queste canzoni perché devo fare un disco. Mi sono distaccato da questo, da questa tipo di visione, perché tutto quello che mi circondava non mi piaceva, trovavo un arraffare continuo, più l'industria discografica che non sapeva più che pesci prendere, continua a non sapere più che pesci prendere, e quindi chiaramente non mi sono fatto influenzare per quello che è il mio stato naturale, cioè continuare a scrivere e a ricercare. Mi piace giocare con le parole, con il suono, con come dice il diavolaccio, gioco è una cosa seria comunque, quindi cioè, ci deve essere una disciplina come c'è quando il bambino si organizza il suo gioco. Volevo chiederti qual è il tuo rapporto tra la poesia e la musica? C'è la poetica, oppure c'è quello che è un po' venuto fuori quando il signor Mannucci continuava a appellare un modo di essere poesia. Ecco, questo, come quando io parlavo di Ferlinghetti, che è un poeta, non fa il poeta. Non c'è arte bassa o arte alta, cioè non è che la poesia è il punto di arrivo. La poesia ha, e ce ne sono veramente pochi di poeti. Qual è il tuo rapporto con la metrica? Con scegliere anarchico. Sì, non riesco a stare dentro, dentro dei parametri troppo precisi, cioè, ma poi non riesco a fare le rime, quando ci sono mi sembrano non banali, mi sembrano stonate, a me la rima mi suona sempre stonata. All'interno della canzone Riproduzione Fiori si citano da Leopardi al giochino con Baudelaire, con i fiori del male, però il titolo La Riproduzione Fiori, che io ne sappia, è autentico. Sì, è autentico. Sì, io sappia.